è il futuro il grande protagonista della 15ª edizione del Premio Galileo 2000, che viene assegnato a Firenze alle personalità della cultura, dell'arte e della scienza che hanno fatto progredire l'umanità, che sono riuscite a stupire il mondo. Quest'anno tra i premiati ci sono scienziati di chiara fama nelle neuroscienze come Moses Chao, ma anche l'esploratore dello spazio Roberto Vittori, il presidente della Filarmonica di Vienna, Clemens Elsberg, e una giovane pianista già conosciuta a livello internazionale come Leonora Armellini. Nella sezione Scienza e Innovazione spicca il professor Federico Faggin, fisico e inventore italiano che lavora negli Stati Uniti. Ha inventato il primo microprocessore, l'Inter 4004, e con i suoi studi si sta inoltrando in un altro territorio, quello del rapporto tra l'uomo e la macchina. La macchina non ha sensazioni, la macchina è semplicemente una serie di circuiti che ad un'azione rispondono con una reazione, però noi, quando uno tocca la pelle, per esempio, noi sentiamo, abbiamo una sensazione di essere toccati. Questa sensazione non sappiamo come darla alla macchina. Quando noi pensiamo, un pensiero ci passa per la testa, noi vediamo quasi, no, questo pensiero che ci passa per la testa. Quando un'idea ci sprigiona, si sprigiona nel cervello, l'idea ha una sensazione attaccata all'idea. Ecco, questo aspetto è fondamentale e non c'è nessun modo che si possa riprodurre in un computer, per esempio. Quindi il cervello non è un computer. Si parla che il cervello sia un computer. In realtà il cervello è molto di più di un computer. È anche un computer, fa anche lui le cose che i computer fanno, ma fa cose che i computer non possono fare e non potranno mai fare come computer. A ricevere il premio il 23 settembre al Cinema Odeon di Firenze anche l'artista statunitense Shalom Thomas Newman, inventore della Fusion Art, un'avanguardia che nasce a New York, che in occasione del premio Galileo darà vita a un evento speciale. Piazza Strozzi sarà il punto di arrivo di un rally che parte dal centro di design contemporaneo di Praga e vede un gruppo di artisti al lavoro per trasformare le macchine in opere d'arte. It will begin as an art caravan. Tutti gli artisti si esprimeranno con ciò che hanno dentro, e infatti non verrà chiamata, non è una performance, è un evento dove saranno un centinaio di artisti che arriveranno da Praga, da altre città, come anche dall'Italia, e si convoglieranno al Cinema Odeon, ma anche nelle piazze antiche, per le strade. Ci saranno espressioni d'arte ovunque, dentro, fuori, e che culmineranno con un circolo di percussionisti con anche strumenti di metallo, e tutti, anche le persone in strada, verranno invitate a partecipare. Non ci sono limiti nella Fusion Art, perché appunto proprio perché tutta l'arte è combinata, è multisensoriale, è pittura, è scultura, è video, immagini, suoni, luci, e ciò è possibile negli artisti di oggi per via della tecnologia di cui ora possiamo usare, che ci circonda. Prima non sarebbe stato possibile. La plastica, quando non esisteva la plastica, è ovvio, non si sarebbero potute creare le cose che oggi possiamo.